Parole, tu sei santo, Signore, solo Dio che operi cose meravigliose. Tu sei forte, tu sei grande. Tu non mi amato di male. Gesù, tu sei santo, tu sei re. Veniamo dalla Toscana, siamo partiti a Pisa dal convento di Santa Maria e siamo arrivati alla Verna. In 7 giorni si è percorso 190 km, quindi è un buon traguardo, penso, per tutti e per tutta la marcia, anche per i più deboli. Io penso che veramente ognuno si possa sentire soddisfatto di quello che ha percorso e dei frati che l'ha accompagnato. Sicuramente l'emozione è veramente indescrivibile, non ci sono parole. E, ecco, vogliamo andare tutti quanti in paradiso, perciò siamo qua. Si è creato un bellissimo gruppo e il perdono è una cosa stupenda, è la seconda volta che lo ricevo, però quest'anno sono venuto per fare il percorso con la mia ragazza Teresa. È stato un cammino dentro e fuori di noi, è stata un'esperienza bellissima che per sempre rimarrà nel nostro cuore. Ecco, adesso oggi finalmente siamo arrivati alla nostra meta, la Porziuncola, a Gesù, e a Gesù abbiamo consegnato la nostra offerta. Ecco, e adesso abbiamo dato il nostro uno per ricevere il suo 100 e siamo sicuri che non ci deluderà mai. Ed è bellissimo per noi marciatori quando arrivano queste tenerezze di Dio, le nuvole. Andando sul cammino altri ieri con i giovani, abbiamo condiviso, abbiamo sentito anche alcune preoccupazioni, alcuni desideri, alcune delusioni pure nella vita. E questo fa parte del cammino, queste salite che abbiamo fatto insieme e che voi avete fatto pure insieme. Questa è una bellezza di due cose, bellezza del fatto che il Signore è sempre con noi. Signore è sempre con noi. Dimentichiamo a volte, perdiamo la speranza, siamo delusi pure, anche io come persona, Michael. Però non è questo che importa. Il più importante è che Gesù Cristo è sempre
sempre con noi. Ci sono due certezze. Prima, che Dio si trova, Dio ci accompagna, ti ama. E secondo, che possiamo andare avanti insieme, nella fraternità universale. Trasformami in te e donami di gustare la tua dolcezza.